Adesso invece parliamo della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenute, così come disciplinata nella seconda sezione, invece del capo XIV del secondo titolo del quarto libro del codice civile. Allora, innanzitutto, le cose da dire importanti sono principalmente un paio. Allora, la prima è che l'impossibilità sopravvenuta, andate a studiare, diciamo, l'impossibilità sopravvenuta che avevamo già trattato con riguardo, avevamo inserito, diciamo, un argomento alla fine del paragrafo dedicato all'inadempimento. Perché? Perché comunque ne abbiamo parlato in quel contesto, perché avevamo fatto il discorso diciamo, sulla costituzione in mora del debitore che sposta il rischio sull'eventuale impossibilità sopravvenuta, no, non sposta il rischio, cioè che modifica, diciamo, il rischio appunto per il debitore al verificarsi di una possibile impossibilità sopravvenuta. Cioè, avevamo detto, quando il debitore viene costituito in mora per inadempimento, se si verifica impossibilità sopravvenuta, anziché essere liberatore come normalmente avviene, il debitore comunque è costretto a pagare appunto il valore della prestazione se non dimostra che la cosa sarebbe comunque perita presso il creditore. Poi abbiamo anche detto che c'è appunto questo rischio sull'impossibilità sopravvenuta, può anche essere, diciamo, trovare uno scambio dalla figura del debitore a quella del creditore, quando invece è il creditore ad essere costituito in mora perché appunto inadempiente sotto il profilo appunto dell'assunzione del comportamento rivolto a ricevere la prestazione. Quindi, altra cosa da dire è che, siccome ne abbiamo già parlato, è disciplinata l'impossibilità sopravvenuta in un'altra, diciamo, al titolo primo sulle obbligazioni, e non appunto al titolo sulla disciplina dei contratti, secondo, che stiamo invece appunto esaminando adesso. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta, quindi, altra cosa da dire, ricordiamoci, è disciplinata nella quinta sezione del quarto capo del primo titolo del quarto libro del codice civile, quindi titolo sulle obbligazioni in generale, e il capo dedicato alle modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento. Quindi abbiamo visto com'era la modalità di estinzione dell'obbligazione, quindi estingueva l'impossibilità sopravvenuta al suo verificarsi l'obbligazione, liberando il debitore secondo delle modalità però non soddisfatte rispetto all'interesse del creditore. Però, appunto, diciamo, lo stesso fatto che sia situata, appunto, e disciplinata esattamente in quel punto del codice civile ci fa capire, e questa è un'altra cosa importante che bisogna dire, che l'impossibilità sopravvenuta chiaramente estingue qualunque obbligazione, no? A prescindere da quale che ne sia la fonte. Quindi può essere una fonte ai sensi dell'articolo 1000, come sappiamo, 1173, fonte dell'obbligazione può essere appunto un fatto illecito, un atto, un altro fatto comunque che l'ordinamento ritiene essere idoneo a costituire un'obbligazione, oppure anche un contratto. Ecco, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, disciplinata invece nella seconda sezione invece del 14° capo del primo titolo sulla disciplina generale dei contratti, ci fa capire come nel caso in cui si verifichi una situazione di impossibilità sopravvenuta con riguardo a un'obbligazione la cui fonte invece sia contrattuale, allora si ha, oltre che l'estinzione dell'obbligazione, la liberazione del debitore, eccetera, eccetera, anche la risoluzione del contratto di diritto. Quindi viene meno proprio il contratto, come se non fosse mai stato, diciamo, come se non fosse mai stato concluso. E quindi questa è la cosa appunto che andava, diciamo, specificata. Quindi, poi l'altra cosa che va specificata riguarda proprio la disciplina contenuta nella seconda sezione, capo 14, cioè quei quattro articoli sull'impossibilità totale, impossibilità parziale, i contratti con effetti traslativi e costitutivi e l'impossibilità nel contratto plurilaterale. Partendo dall'ultimo, 1466, diciamo che ripercorre esattamente, diciamo, lo stesso significato già affermato nell'articolo 1466. 59, cioè quello nella sezione precedente che parla appunto della risoluzione del contratto plurilaterale, cioè esprime esattamente lo stesso concetto. Se l'articolo 1459 ci dice che se si aveva, diciamo, risoluzione del contratto per inadempimento, in pratica questa non agiva, diciamo, rispetto alle altre parti se il contratto era plurilaterale, a meno che la prestazione appunto non fosse, secondo le circostanze, da considerarsi essenziale. Ecco, la stessa identica cosa vale anche se diciamo, la risoluzione del contratto si verifica non per effetto di inadempimento, ma per effetto di impossibilità sopravvenuta. Come sappiamo, la differenza tra impossibilità sopravvenuta e inadempimento, sto profilo nei fatti, vabbè, cambia, diciamo, rispetto a quelle che sono le conseguenze e il caos. Nei fatti, l'oggetto prestazione, cioè l'oggetto prestazione non viene eseguito, no? Cioè la prestazione non viene eseguita, solo che nel caso di inadempimento la colpa è del debitore, nel caso dell'impossibilità sopravvenuta, andate appunto a ristudiarvi tutto il pezzettino, perché adesso dobbiamo
per non star qui adesso a rispiegare di nuovo cos'è l'impossibilità sopravvenuta, anche se potrebbe anche farlo. Comunque, nel caso dell'impossibilità sopravvenuta, invece, non si dà esecuzione alla prestazione, ma non per delle cause, diciamo, che non sono imputabili appunto alla responsabilità del debitore. E infatti, il debitore, come sappiamo, viene liberato. Nel caso di impossibilità parziale, quando la prestazione di una parte, però anche nel caso dell'impossibilità sopravvenuta, il contratto, se è risoluto, comunque libero, nel caso in cui il contratto sia, anziché bilaterale, plurilaterale, non vale, diciamo, non estingue l'obbligazione nei confronti delle altre parti, a meno che appunto quella prestazione, come più possibile, non fosse da considerarsi essenziale rispetto appunto all'accordo anche delle altre parti. In questo caso saranno comunque liberate. Mentre se l'impossibilità, anziché essere assoluta, dunque totale, è parziale, cosa succede? Ciò dice l'articolo 1464. Quando la prestazione di una parte è venuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione ad essa dovuta e può anche rescindere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. Quindi, diciamo che le regole che sono contenute nella sezione seconda del 14° capo soprattutto riguardano, appunto, ci fanno capire, nei contratti corrispettivi che cosa succede. E ad esempio, ci fanno capire, appunto, se viene meno la prestazione, la possibilità di eseguire la prestazione in capo ad esempio al venditore, che cosa succede per l'acquirente, perché sappiamo che nel contratto comprendente sorgono obblighi, appunto, di fonte contrattuale, sia nei confronti del venditore che nei confronti dell'acquirente, quindi entrambi sono creditore e debitore rispetto a specifiche obbligazioni. Se viene meno una di queste obbligazioni per una parte, per effetto di una situazione di impossibilità sopravvenuta, come ci si comporta? L'altra parte può pretendere ancora la prestazione o no? In pratica perde questo diritto, cioè la regola generale è che perde questo diritto e se l'ha già ricevuta dovrà restituirla secondo le normali regole sulla ripetizione di indebito. Questo ce lo dice l'articolo 1463 sull'impossibilità totale. Però se l'impossibilità è parziale, 1464, invece si aprono due alternative. O l'altra parte, diciamo, la parte che riceverà per effetto l'impossibilità sopravvenuta parziale solo una parte prestazione, a sua volta dovrà, diciamo, dare esecuzione alla sua di prestazione, però avendo diritto a una riduzione proporzionale rispetto appunto alla prestazione diminuita che riceve, oppure potrà anche dare luogo, diciamo, avrà, diciamo, anche diritto di recedere dal contratto. Quindi, come sappiamo, il recesso può essere legale o convenzionale. Questo è un articolo, l'articolo 1464 sull'impossibilità parziale, che offre appunto una causa di diritto, appunto, costitutiva del diritto legale di recedere dal contratto, che pertanto la parte preferenzialmente potrà decidere che consentirà appunto alla parte eventualmente di approfittarne, oppure, cioè di approfittare, scusate, la parte, insomma, potrà decidere se esercitare il diritto di recesso oppure se eseguire la sua prestazione con una riduzione nel suo valore rispetto appunto a come si è appunto a quello che avevamo detto. Articolo 1465, invece sul contratto con effetti traslativi e costitutivi, questo rimane, diciamo, un'ultima cosa da dire, che nei contratti con effetti traslativi e costitutivi talvolta può succedere che invece l'altra parte, nonostante l'impossibilità sopravvenuta e liberatoria per l'altra, anche se il contratto appunto prestazioni corrispettive, conserva, diciamo, il diritto di ricevere la prestazione. Un esempio, appunto, quello della compravendita del venditore, se appunto ha già ricevuto il prezzo però doveva consegnare una cosa già individuata, in quanto magari cosa di genere, e si verifica un caso di impossibilità sopravvenuta. In questo caso viene liberato e basta, teoricamente. Però non so, sinceramente, per questo bisognerebbe comunque approfondire, cose che sinceramente non saprei dire adesso a questo stadio del mio studio, se comunque promuovendo un'azione l'altra parte, cioè, può, diciamo, poi recuperarla, diciamo, questa prestazione. Diciamo, il valore della prestazione, secondo magari anche in questo caso le regole sulla ripetizione di debito. Comunque, tenete presente che la regola generale è quella, e poi nei contratti, diciamo, ad effetti traslativi costitutivi, cioè quelli che ad esempio trasferiscono la proprietà di un oggetto, come nel caso appunto della compravendita, le cose possono essere lievemente diverse, nel senso che uno dei due soggetti, nonostante sia venuta meno una prestazione che doveva eseguire nei confronti dell'altro per effetto di un'impossibilità sopravvenuta, potrebbe mantenere il diritto a ricevere, diciamo, quella che sorge con riguardo all'obbligo, diciamo,
a cui è tenuto appunto la controparte. E più di questo non saprei dire. Adesso parliamo invece della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.